10:50, sempre sui 99.8 di Radio S, la radio della città di Roma. Continua la vicenda interminabile, la questione rifiuti. Questa mattina ne parliamo con Alessandro Costantino Pacilli, che è un rappresentante di Cittadini Liberi della Valle Galeria. Intanto buongiorno Alessandro. Buongiorno a tutti i radiospettatori. E allora siamo qui ancora a parlare con te, ovviamente immagino, ma non sei l'unico ad esserlo, i contrariati della parte della vicenda che riguarda Monti dell'Ortaccio. Sì, no, è un continuo ping pong di decisioni, anche e così è stato per Malagrotta per quanto riguarda proroga sì, proroga no. Sembrava un no definitivo assoluto, diciamo che non sembrava esserci un'altra soluzione, invece alla fine abbiamo visto che l'altra soluzione c'è stata, ovvero è stata prorogata. Allora, che cosa chiedete voi, che cosa state vivendo e che cosa immaginate per il futuro per quanto riguarda la discarica Monti dell'Ortaccio? Sembrano esserci buone notizie per quanto vi riguarda, comunque almeno. Beh, le notizie che hanno ripreso gli organi di stampa sembrano incoraggianti, nel senso che il ministro Clini ha indicato che i decreti firmati da Sottile potrebbero essere ridiscussi, quindi di fatto annullati, però noi non ci fidiamo, noi sono moltissimi anni che dicono che chiuderà la discarica di Malagrotta, e i nostri rappresentanti politici, gli enti dicono questo, però Malagrotta è ancora lì, doveva essere l'ultima proroga per arrivare al 31 dicembre del 2012, oggi è 2 gennaio e Malagrotta è ancora lì, che funziona, Malagrotta è sempre lì, quindi noi non ci fidiamo più di queste promesse fino a che non diventano effettivamente dei fatti, quindi se il ministro Clini ha deciso, deciderà e porterà avanti questa sua idea, ce lo deve dimostrare con i fatti, perché noi delle chiacchiere siamo stanchi, siamo stufi, non ne possiamo più di ascoltare, vogliamo vedere dei fatti concreti che si sposino soprattutto con il dramma che viviamo in questa zona, perché qui siamo dentro una bomba ecologica. Noi abbiamo Malagrotta che, come tutti sapete, come tutti sanno, è la più grande discarica d'Europa, sì, che è fuori norma perché riceve ancora rifiuti tal quale, in barba proprio a tutte le normative comunitarie ma anche nazionali. Quindi noi stiamo ospitando nel nostro territorio una discarica di rifiuti per tutta Roma e anche la città del Vaticano e anche i comuni di Fiumicino e Ciampino. Quindi noi nel nostro territorio abbiamo una bomba ecologica a tutti gli effetti, che è arricchita anche dagli altri impianti, perché abbiamo due impianti di MB che sono sempre a Malagrotta, abbiamo l'inceneritore dei rifiuti ospedalieri, c'è l'aeroporto di Fiumicino, abbiamo diverse cave, quindi noi abbiamo diversi impianti che ci portano ad avere una bomba ecologica sotto il sedere, insomma. E non ci possiamo permettere l'ennesima proroga di Malagrotta e soprattutto l'apertura della nuova discarica di Monti dell'Ortaccio, perché se Sottile indicava come unica soluzione perché non aveva tempo, il tempo era nemico della sua scelta, questo non è vero, perché se proroga Malagrotta di 6 mesi significa che il tempo lui se lo costruisce. Certo. Noi non vogliamo che si vada avanti con queste strade, perché l'emergenza non può più reggere, l'abbiamo ascoltata e siamo veramente... Sottile ha dimostrato e dimostra tutt'oggi un'incompetenza tale che fa in modo di farci capire, insomma, che non deve stare a fare il commissario delegato di governo per l'individuazione di una nuova discarica o comunque per la gestione del ciclo dei rifiuti nel Lazio. Clini sicuramente ha una competenza maggiore rispetto a Sottile, però lo deve dimostrare sul campo, non a parole. Cioè, Clini ha sempre detto che lui è una persona pratica, comincia a dimostrare di essere una persona pratica e di portare avanti quello che lui dice. Ha sempre detto di non essere un politico, di non far chiacchiere, quando fino ad oggi noi abbiamo ascoltato soltanto le chiacchiere del ministro Clini, quindi noi di fatti finora non ne abbiamo visti, quindi lo invitiamo ad andare avanti con quello che dice, proprio trasformando infatti le sue parole. Ieri c'è stata una protesta, come avete sentito, due cittadini della Valle Galeria, Rodolfo e Manuela, che hanno rappresentato tutti noi, hanno deciso in una notte di Capodanno che hanno festeggiato insieme di salire sul traliccio vicino dentro la discarica di Monti dell'Ortaccio di fronte a casa di Rodolfo, e hanno passato lì tutto il Capodanno. Poi la mattina all'alba li abbiamo raggiunti, gli abbiamo dato sostegno, gli abbiamo portato da mangiare, poi a loro si è aggiunto anche Celestino, che è l'altro cittadino che si incatenò a Malagrotta il giorno della conferenza dei servizi il 24 settembre scorso. Quindi questi sono cittadini esasperati che hanno fatto un gesto esasperato che rappresenta però lo stato d'animo di tutta la Valle Galeria. Loro hanno fatto una protesta d'oltranza su questo, hanno passato la notte lì molto disagiati, al freddo, sotto un traliccio, quindi anche a rischio della loro vita. Certo. Noi non ne possiamo più, noi siamo stanchi e siamo esasperati.
vogliamo che i fatti vengano portati finalmente avanti, cioè, ma la grotta non può più rimanere, Monte Lortaccio non può aprire, tutti sappiamo Monte Lortaccio quali sono i limiti, Monte Lortaccio ha gli stessi vincoli tecnici, idrogeologici di Pian dell'Olmo e di Quadro Alto, se non peggiori, quindi noi abbiamo anche davanti in questo momento due pesi e due misure, cioè su Pian dell'Olmo e Quadro Alto si è detto di no per dei vincoli idrogeologici, a Monte Lortaccio ci sono gli stessi identici, certo, problemi, se non peggiori, però Monte Lortaccio va bene. Certificati credo anche da Legambiente, giusto? Il rapporto anche... Ci sono studi dell'ARPA, dell'ISPRA, dell'inquinamento, noi abbiamo avuto anche un incontro con dei membri dell'autorità Bacino del Tevere, loro non è che ce l'hanno detto apertamente perché c'era una conferenza di servizi aperta, però ci hanno fatto capire insomma che Monte Lortaccio non è un territorio idrologicamente compatibile. Sarebbero a rischio anche le acque, questo è questo va detto, cioè la condizione non si usa perché c'è scritto sul progetto Colari, il progetto Colari presentato per la discarica Monte Lortaccio dice che le acque sottostanti sono a rischio permanente perché in caso di rottura, in caso di incidente, verrebbero compromesse definitivamente, cioè non c'è un margine di scampo, il rischio è quello, è estremo, fino a che c'è una discarica sopra una falda il rischio dell'inquinamento è molto 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 importante, oltre ad avere una falda sotto che a tutt'oggi alimenta anche dei pozzi qui delle case, quindi ci sarebbero anche dei rischi sanitari oltre a quelli che abbiamo di mortalità dovuti all'aria, anche quelli delle acque, quindi noi non possiamo più permetterci queste cose, non vogliamo, non possiamo, non è un discorso di egoismo, un discorso di... No, è fondamentalmente un discorso di quella che è la realtà, insomma. Sì, quando tu dici noi, io credo che il noi non sia riferito solamente alla parte degli abitanti di Piana del Sole e Valle Galeria, credo che sia un noi proprio riferito a tutti i cittadini di Roma in questo caso. Ne sono certo, perché la questione dei rifiuti è una questione romana, laziale, italiana, europea, mondiale. Cioè non è che se la discarica di Malagrotta è nella Valle Galeria è un problema soltanto dei abitanti della Valle Galeria. La discarica di Malagrotta è un problema a livello mondiale, è un problema comunque a livello romano. Cioè la mondezza dei romani finisce qui. Sì. Noi non siamo la pattumiera d'Italia, non dobbiamo essere la pattumiera d'Italia. Cioè non è che Malagrotta è nostra e la mondezza è nostra. La mondezza non è nostra. La mondezza è di tutti i cittadini romani e quindi tutti noi dovremmo chiedere a gran voce rispetto alle normative, non solo noi che abitiamo qui, dobbiamo chiedere che venga subito istituito un nuovo ciclo dei rifiuti. Noi qui in Valle Galeria, a Malagrotta, gestiscono i rifiuti come nel Medioevo, cioè facciamo le buche e li mettiamo dentro, cioè questo non è concepibile nel 2013. Io voglio ricordare che si parla di salute, è una vicenda molto diversa quella che abbiamo seguito in questi ultimi due mesi a Taranto per quanto riguarda l'Ilva, là si parla di un'altra tipologia di inquinamento dovuta appunto ad una fabbrica che si è vista essere non a norma ma che ha condizionato tutta un'area di Taranto e abbiamo ascoltato delle intercettazioni vergognose, ma comunque anche in questo caso per quanto attiene ai rifiuti si parla della salute di persone, ecco Alessandro. Si parla della salute e del rispetto per l'ambiente, perché noi il mondo in cui viviamo lo prendiamo in prestito ai nostri figli, questa è una cosa certa. Esattamente. Non è che è nostro. Poi tra l'altro, visto che tu hai citato giustamente l'Ilva, a cui va tutta la nostra solidarietà, perché ogni problema di questo tipo noi lo sentiamo nostro. Certo. All'Ilva hanno un tasso di mortalità che è anche inferiore a quello che c'è qui nella Valle Galeria, perché non l'ho ricordato prima, perché sto per scontato che ormai lo sanno tutti, ma forse non è così. Nella Valle Galeria c'è un tasso di mortalità, soprattutto nel quartiere di Massimina, perché subisce anche i venti, quindi la discarica, la raffineria, i rifiuti ospedalieri portano lì l'inquinamento vero. C'è un tasso di mortalità del 28% in più rispetto alla media di Roma, quando il municipio di Roma 16, di cui fa parte Massimina, ha una media più bassa rispetto a Roma, quindi questo è un paradosso all'interno dello stesso municipio, quindi di fatto confinante, e lì vanno delle percentuali più basse, si parla dell'11%, quindi se lì è un dramma, qui lo è ancora di più. Figuriamoci, certo. E poi un'altra cosa che vorrei dire, noi sappiamo perfettamente che la magistratura sta portando avanti le indagini per appurare la verità su quello che è stato fatto dentro la discarica di Malagrotta, quindi sulle morti sospette in particolare, ci sono stati dei casi di morti sospette in questa zona che potrebbero essere attribuiti alla discarica, piuttosto che alla raffineria, piuttosto che a un altro tipo di impianto, quindi la magistratura sta andando avanti con queste indagini. Inoltre sappiamo tutti, perché ormai è un dato certo, che i lavori fatti a Monte Lortaccio, quindi lo scavo
effettuato dal privato per preparare l'invaso è illegale, perché non avevano l'autorizzazione di nessun ente, cioè loro hanno scavato abusivamente, almeno questo ci dicono i nostri accertato, che lo dice il municipio 15, ha accertato che lì gli scavi sono abusivi, l'hanno accertato i vigili urbani del municipio 15, quindi la polizia municipale, e hanno portato queste carte davanti al magistrato. E tra l'altro il presidente del municipio 15 ha chiesto il blocco dei lavori e il ripristino dello Stato, quindi di fatto quella buca non esiste, stando alla legge lì c'è una montagna, non c'è una buca, non c'è una cava. Grazie. Quindi noi chiediamo che la magistratura faccia chiarezza, la magistratura sta indagando, noi chiediamo rispetto della legge, perché la legge deve essere uguale per tutti, altrimenti non viviamo più nello Stato di diritto. E questo è il problema, poi si allarga a tantissime altre cose. Alessandro, io credo che poi saremo a risentirci per aggiornamenti che sono quotidiani. Io vorrei ricordare un appuntamento molto importante che noi della Valle Galeria stiamo preparando per sabato 5. Sì. Diamo un appuntamento a chiunque voglia venire a battersi insieme a noi contro questo sciagurato sistema dei rifiuti, contro la discarica di Malagrotta. Dove? Quindi per sabato 5 gennaio l'appuntamento è alle ore 8.30, quindi alle ore 8.30 all'incrocio tra Via della Pisana, Via di Malagrotta e Via di Ponte Galeria, praticamente di fronte alla stazione di servizio Eni, ex Agip. Perfetto. Quindi di fatto viene indicato è vicino ai rifiuti ospedalieri, viene indicato come il piazzale di Malagrotta. Comunque precisamente tra Via della Pisana, Via di Malagrotta e Via di Ponte Galeria, a quell'incrocio. 8.30. 5, ora 8.30. E tra l'altro ci è stato assicurato che un pochino più tardi verrà anche il sindaco di Roma Gianni Alemanno ad unirsi alla nostra protesta. E questo, questo insomma fa piacere che faccia sentire la sua voce, e che ovviamente insomma dovrà farla sentire, credo, anche nelle sedi opportune, così come sta cercando di fare per quanto riguarda la sanità. Anche perché lui, anche Alemanno, non è che è esente da responsabilità, cioè se siamo in questa situazione, anche se l'ultimo arrivato, è anche colpa del sindaco di Roma, del presidente della provincia Zingaretti e della regione Lazio. Le colpe sono ereditano tantissimi problemi. Esattamente. Problema che fino a che non si taglia questo problema non si riduce, diventa come una valanga, cioè una palla che diventa sempre più grande e che quando arriverà a valle travolgerà tutto. Ecco, sì, quindi è un effetto domino. Siamo in chiusura, ricordiamo l'appuntamento quindi per chi vuole far sentire la propria voce: sabato 5 mattina alle 8.30 all'incrocio tra Via della Pisana e? Tra Via della Pisana, Via di Malagrotta e Via di Ponte Galeria. Perfetto. Di fronte al distributore Eni, ex Agip. Perfetto, Alessandro, grazie, e ovviamente poi qualora ci fossero aggiornamenti, e ce ne saranno sicuramente, noi nelle prossime settimane ti ricoinvolgeremo per far sentire la voce tua, che è quella degli abitanti appunto della Valle Galeria. Grazie. Grazie a voi, e vorrei ringraziare anche tutti i cittadini della Valle Galeria che in questi ultimi mesi soprattutto si stanno battendo come leoni per difendere i nostri diritti, quindi chiedo a tutti quanti un ulteriore impegno di non mollare e di andare avanti con la battaglia a tutti, perché questa è la fase più importante, è la fase cruciale, quindi dobbiamo farci vedere uniti e dobbiamo far vedere che non faremo passare nulla nella Valle Galeria. E noi mandiamo loro un grande abbraccio e l'augurio davvero di un buon anno. Grazie Alessandro. Grazie, buon anno a tutti. Buon anno a tutti voi, grazie, buon lavoro. Alessandro Costantino Pacilli, rappresentante Cittadini Liberi della Valle Galeria.